Allora, colleghi, fate vedere il bottino del giorno, avanti. Tony, sei riuscito a spillargli i soldi al marchese di Torre Alta di... Vergogna. Borgogna? Eh no, quello sta messo male peggio di noi. Altro che soldi, si è venduto pure i libretti del bagno per pagare i debiti. Mortacci sua, mortacci. E tu, Gigetto, com'è andata con la vedova Crescenzo? Quella, 130 kg di puro sesso. E sotto e sopra, spostati. E cavalcami in cucina, in salotto, in bagno. E poi, boom, tutti all'ospedale. È morta. Lei no, ma io, 10 giorni di questo calvario. E che ho guadagnato? Niente. E tu, Alva? Male. Quei cornuti dell'INPS hanno sospeso pure la pensione a mio nonno Ettore. Ma tuo nonno non era morto 6 mesi fa? E beh, che vuol dire? Ho le ceneri in salotto, è ancora a casa mia. Perché me la devono sospendere? Giusto. E c'ho ragione, sì. Ho capito, eh. Amo fatto schifo come tutti gli altri giorni. Che tempi duri. Ecco qua. Mi sono scordato di mettere la benzina. Maledizione. E adesso? Come facciamo? Idea. Facciamo pari e dispari. Io sono pari. Tu sei dispari. E io? E tu sei zero. 1, 2, 3, che io lo scemo fra me e te. Lui. Andiamo. Ma come ha fatto a uscire? Zero. Sfortuna, amico. Tanta sfortuna. Ancora un po', ancora un po'. Dai, che ci siamo quasi. Dai, che ti fa bene un po' di sport. Allora, quanto c'hai tu? E che c'ho io? Ecco qua, posso andare? 4 euro. E 5 ce li ho io. A Gaspare, dacci un euro. Buongiorno. Salve. Quanto facciamo? 8,50 euro. Quanto? 8,50. Ma la pianta di far tutto sto casino? E tu, smettila del zompa sopra il divano. E smettila dei magnacchi, fra poco è pronto. Ecco, questo è vostro padre, mo vi faccio sistemare da lui. Dai una sistemata, si scalmanati, che da oggi non mi sta dando pace. Beh, che sta che c'è? Mi sa che si mette male. Che sta, ma lo zoppo? Forza, lavare le mani, che tra un po' si mangia. Aio, le prendi sempre. E meno male che ci avete due genitori tanto educati. Oh, ma vatti a lavare pure tu, che mi sembri uscito dalla puntata dei Robinson. Come l'ho detto? Buonanotte, ma buonanotte, pa! Ciao, Ri, ciao, Sa, ciao, Lo. Adora, così non si può andare avanti più, non c'è uomo una lira. E i ragazzini stanno crescendo, a scuola vanno. Io devo andare a lavare le scale per 2 soldi. E in più le bollette aumentano, i soldi scarseggiano. Oh, e mica è colpa mia se gli affari non vanno come dovrebbero. È colpa di sta maledetta crisi. La gente non compra più, e se la gente non compra più, io che vado a rubare? Ruba, ti devi trovare lavoro serio per far star tranquilla la tua famiglia, fortunata Anita. E che c'entra adesso quella rompiscatola? E l'ho incontrata stamattina al mercato, vedesse quanta risa dà. E qual è la novità? Se la chiamano Super Santo, su motivo ci sarà, no? Sì, scherza. Intanto vedessi che bel lavoro che hai trovato. Guadagna 2000 euro al mese quella lì. E non parliamo dei regali che le fa la signora. Roba da morire d'invidia. Hai capito tu? E dove sta sto super lavoro? A Villa Smeralda. I nuovi proprietari sono 2 ricconi americani. Che fortuna. Proprio fortunata, Super Sandus. Prendi sta mela, va. We'll be right back.
Avvicinati, lì. Muoviti. Fermi. Corri. Ai mortacci vostri. Ciao, raga, volete? Appena raccolto. Fresca, fresca. Ah, vedi che macchinone, oh. Che femmina, oh. Ah, questi sono gli americani. A questi sì che dovremmo spillargli qualche soldo. Non al marchese o alla vedova. Cominciate a farti amico cioccolatino. Visto come te guardava. Te se mangiava con gli occhi, tesoro. Basta, raga. Tonio, tu intanto prenderai confidenza con quello lì. Ci vediamo stasera al covo per organizzare un piano di perlustrazione. Io mo me ne devo andare. Mia adorata, che te ne pare? Bella, vero? Ma sì, carino. Edgar, ci porti due cocktail? Certo, signore. Torno a ripeterti che è troppo pericoloso quello che stai facendo. Cosa, cara? La storia dei diamanti? Sì, proprio quella. Andare in giro con quel popolo di scorta di diamanti in tasca e se si sparge la voce te li rubano? Ma cara, che vuoi che lo sappia oltre me e te? E poi, dopo qualche giorno, l'affare con Goretti sarà concluso e noi saremo più ricchi e felici di prima. Ma sarà. Assunta mia, il lavoro è tanto, però è soddisfacente. Sapessi che bella villa la signora mia. Quadri, tappeti, vasi. E sapessi quanto è bella questa signora mia. Pare una diva del cinema. Sì, bella, brava, sì. E poi lo stipendio, e che gratifiche, guarda qua. Sì, bello, niente male. Beh, è arrivato mio marito, te saluto. Sì, cara. Ciao, amo, ti serve una mano? Dammela, sta mano va. Che voleva mo, Super Santos, va? Che voleva, secondo te? Fammi sapere per l'ennesima volta. Della fortuna sua. E della sfortuna mia dovermela subire. E lasciala perdere, ascoltami. Ti sembra facile, sapessi come mi rode. A proposito, amo, io e la banda avevamo pensato che... E che, mo? Shh, non gridà, ci stava arrivando. Io e la banda avevamo pensato che... L'arrivo di questo americano ricco poteva giocare a nostro vantaggio. Cioè? Niente di deciso, ma ci sto lavorando sopra. Ah, oh, non combina casini, eh? Amo, e lo sai, sei un professionista, sti cazzi. Sei, professionista. Andiamo a casa, va, che è tardi. Mortacci, mia mortacci. Bene, ragazzi, ci ho pensato tutto il giorno. E la prima mossa da fare è perlustrare. Perlustrare? State zitto, che sto a spiegare. Visto che non conosciamo praticamente nulla, dobbiamo ricavare più informazioni possibili e sfruttare al meglio ogni cosa. Che intendi dire, Tore? Intendo dire che dobbiamo essere furbi e molto attenti a come ci muoviamo. Allora, iniziamo! Il primo a muoversi sarà Tonio. Come abbiamo detto stamattina, toccherà a te attaccare il bottone col cameriere. Il modo lo trovi tu. Sei un genio in queste cose.
Coinvolgeremo in questo piano anche mia moglie Assunta. Avrà il compito di seguire la signora e osservare le sue abitudini, i suoi vizi, di conoscere i suoi spostamenti. Sarà la sua ombra. Gaspare Gigetto, voi avrete un ruolo strettamente legato a quello mio e di Alvaro. Svitala! Ci vediamo oggi pomeriggio al Blue Bar alle 14.30. Papà, passami il possibile. È un posto bellissimo, fanno degli aperitivi buonissimi. È un ottimo... Oh, sbrigati! Sì, intalterà. Un altro giorno, buonissimi proprio. Ti è qua. Capo, tu, tutto a posto. Adore, ma dici che saremo abbastanza convincenti conciati così? Fede, te ne te preoccupare, guarda qua, c'avevamo pure il cartellino, c'avevo. Oh, ma questa è la macchinetta dei miei figli? Sì, non avevamo altro. Mortacci, tu mortacci. Suona, va. Non funziona. È normale, non c'è sta la luce, non c'è sta bussa. Va? Prego. Buongiorno, siamo quelli della luce. Ci hanno chiamato per un guasto elettrico. Ci chiedevamo che non ci fosse anche qua. E vedo che c'è sta. Ma veramente, non so se posso farvi entrare. Se dobbiamo sbrigare, perché questo tipo di danni va preso in tempo, perché più tempo passa, peggio è. Se fidi, poi se lei vuole aspettare, creando un danno maggiore al suo padrone, aspettiamo. Beh, entrate. Grazie. I heard you packing to leave. I come a running right over. I just couldn't believe it. I just couldn't believe it. Whoa, baby, baby, you must be out of your mind. Do you know what you're kicking away? Ciao, abbiamo finito. Attacca la luce. Sbrigate. Oh, vedesco come va arrivato. Oh, finalmente! Bene, ha visto? Abbiamo risolto. Comunque, sono 400 euro, eh? Non so troppi. Troppo pochi, per il lavoro che abbiamo fatto. Sarà? Se ci fa la cortesia di prendere i soldi. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ma sarà? Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto? Prontissimo. Oh, alzate, mi sembri una ricotta. Prova a metterti tu. Dai, su. Oh, ma quando arriva questo? Tonio, lo sai che la puntualità non è il suo forte. Avrà avuto a che fare con un coso lì, cioccolatino. Pronto? Mettete giù. Ah!
Ah, eccolo. Tu dici che avrà belle notizie? Speriamo di sì, speriamo. Andiamo? Andiamo, va. Ah, ragazzi, sbrigatevi, andiamo, va. Allora, non avevo proprio belle notizie. La villa è grande, è bella, è ricca, ma c'è un sistema d'allarme. Guardate un po', guardate. Sistema 3.0 Plus Ultra. È il meglio che ci sta sul mercato. Pure Diabolic se raccoglierebbe i ferri e se ne andrebbe. E Assunta che dice? Com'è andata con la bella signora? Male. Aia. Solo una gran faticata. Shopping, shopping. Manicure, pedicure, culicure. Abbiamo fatto un buco nell'acqua. Fa. Abbiamo capito. Antonio, e a te? Che ti ha detto il cameriere? De dirmi mi ha detto tanto. Della sua povera mamma americana che lo amava tanto, del suo padre che lo voleva soldato, dei micetti che ha lasciato a casa, di quel bel maglioncino rosa che gli ha regalato la povera nonna. E strigni? Insomma, è importante, non mi ha detto proprio un cazzo. Andiamo bene, andiamo. Però ora che ci penso, qualcosa di interessante mi ha detto. E cosa? Qualcosa sul padrone suo, sul fatto che non poteva andare in giro con quella cosa preziosa che aveva addosso. Pensavo si riferisse ai vestiti firmati che portava, ma ora mi sorge un dubbio. Dobbiamo approfondire la cosa. Non possiamo lasciare perdere così. Che hai in mente? Dobbiamo far parlare di più a Cosoli, al cameriere. E come? E che c'è sta meglio di una bella cenetta al lume di candela, con una bella bottiglia di vino, per far sciogliere la lingua al cameriere lì? No. Io quella cena non ce lo porto, nel modo più assoluto. No, no e no! Allora? È 5 anni che lavori per i signori McDonald. McLeod. Ah, ecco. Sì, 5 anni in giro per il mondo con loro. Dalla Texas alla Russia, passando ai Emirati Arabi. Bello, interessante. Sì, bello. Bello, però sai, questi tutti spostamenti non ti permettono di creare dei legami, degli affatti, una famiglia. Sì. Non è che ci diventa ricchi veramente questo. Guarda, gli zomba addosso adesso. Guarda là, guarda là. Com'era questo tuo signore Mac? McLeod. Eh? Beh, un brava persona in fondo. Un vero uomo del Texas. Un po' fessacchiotto, forse. E via. E dimmi, quando mi dicevi che non poteva girare con quelle cose addosso, ti riferivi ai suoi vestiti firmati, vero? Ma no, non posso dirlo, è un segreto. E nemmeno Antonio tu lo puoi dire. Parla, pa. Il mio signore, tra qualche giorno, concluderà un affare e per pagare userà un sacchetto pieno di diamanti che si porta sempre dietro. Cavoli! Bene, è stato un piacere. Siamo arrivati. No, caro. Il piacere deve ancora venire. No! Oh, arrivato, Tony. Ciao, raga. Oh, non ci sarai andato a letto mica per davvero. No. Oggi Gigi mi sa che c'hai ragione, c'hai. Oh, ma che avete capito? Che vi siete messi in testa? Con quello non ci ho fatto nulla. Me l'ha zombato addosso, gli ho dato un destro che è lo stesso. L'hai ucciso. Ma che ucciso? L'ho mandato a letto prima del previsto. Vabbè, va, ma che t'ha raccontato? Qualcosa di importante. Fatemi parlare. È calda! Ti credo, stava qua da stanotte sta bottiglia. È schifo. Oh, e te muovi? Allora, una speranza ci sta. E cioè?
quel riccone va in giro con un sacchetto pieno zeppo di diamanti. Diamanti? Non strillate! Diamanti, sì, ma dobbiamo agire in fretta. Tra qualche giorno li userà per pagare un grosso affare. Se vogliamo averli ci dobbiamo sbrigare. Come facciamo? Sarà complicato. Non vi preoccupate, a quello ce penso io. Mio caro amico Giorgio, prendi un drink, un bicchiere di whisky o del buon cognac? Un whisky, Richard. E tu, my darling? Un sorso di gin, caro. Ecco a te, cara. Allora, Richard, che te ne pare di questa affare? Sono o non sono un vero amico, eh? E direi proprio di sì, Giorgio. Vendemmo un'intera area contenente ben due giacimenti petroliferi, sapendo la mia passione per questi tipi di affare. E a un prezzo così irrisorio, poi? Solo un misero sacchetto di diamanti? Misero proprio non direi, ma comunque, quando saranno pronti i documenti, caro Giorgio? Domani mattina saranno pronti e firmeremo tutto. Brindiamo allora! Alla nostra! Oh, che sbarata, scusami caro! Tranquilla tesoro, tutto ok, tutto ok. Dovresti andare su a cambiarti, il gin non va via così facilmente. Eh sì, è l'esperienza che parla, Giorgio. Quante belle ragazze ti hanno versato il drink addosso, eh? Tante, tante. Aia, e perché? Tante ragazze, chi sarebbero? Nessuno, amore, nessuno al tuo livello. Sì, ma lo sai che non mi piace quando fai così? Sono gelosa. E io faccio così proprio perché mi piaci quando ti ingelosisci. Ma sono veramente pronti domani questi documenti? Sì, ho pagato un amico fidato per contraffare dei certificati di proprietà e deve pure scrivere l'esistenza di questi due giacimenti nel sottosuolo. Stasera sarà pronto, tu preparati. Non vedo l'ora, sono mesi che progettiamo di fregare quel vecchio tondo e scappare insieme. Con i diamanti potremmo vivere bene per sempre. Sì, colombella mia, vivremo felici e contenti, a spese del fesso. Ancora non ci credo che è cascata la storia del petrolio. Qui poi, in Italia. Adore, hai la volontà tutto sto casino? Guarda, ma che tu ti sei messo a fare Picasso? Oh, non so Picasso tua, so cose importantissime, so cose del lavoro. Ah, Ciccio, guardami, non ti mettere nei casini, eh? Ma quale casini? Sto a lavorare per te, sto a lavorare. Sì, sì, stai studiando per andare a finire a Regina Celi. Io le arance non te le porto, eh. A Regina Celi, magari. Magari? Eh sì, pranzo, cena, colazione, vitto, alloggio. Hotel a 4 stelle, praticamente. E poi relax tutto il giorno. Eh già, senza i bambini, senza tua moglie. Appunto. Appunto? E appunto, appunto, senza mia moglie, senza i bambini. Che tristezza. Dormi, va, che è tardi. Sì, ciotolina mia. Sì, sì.
Cobra assassino a capo, rispondete. Cobra assassino a capo, rispondete. A Cobra, falla finita di cretinate e dammi notizie più utili. Dammi qua. A capo, questo è tutto a posto e il pollo sta ancora dentro. Ok, allora se sentimo dopo. Passa e chiudo. Che dolore! Arrivo! Ma che ci avranno tutta sta fretta? Oggi prendiamo la macchina piccola. Va bene, signor. Capo. Dagli, a capo, il pollo è uscito dal pollaio, ripeto, il pollo è uscito dal pollaio. Preparate le armi. Dovremmo essere rapidi e veloci. Oddio, cos'è quello? Scende e vai a vedere. Popò! Beccato! Stai calmo. Dai, raga, dai! Veloci, veloci! State fermo, non t'agita, state fermo. State fermo. Stai fermo così. Da bravo, scendi, scendi e non fa scherzi. Fermo, state fermo che ti sparo, sa. Lasciami, lasciami! Sali, lascio! Sali in mano, sali da bravo, sali, sali e occhi a destra. Che volete da me? Entra. Veloci, veloci, damose! Forza, questo non serve. Fammi spazio, fammi entrare. Cazzo, me sali sto, bravo. Dai, raga, forza. E che cazzo, dai, quando cazzo sali tutta cazzo le macchine. Vai, 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 vai. Andale, andale, andale! E che ci fanno con questo? E che ne... Buttalo fuori! Vai, 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 vai! Oh, cerca bene, cerca bene! Cerco, cerco! Oh, e sto cercando, non c'è sta niente! Oh, non c'è niente, c'è! E mo? Andiamo al covo, va! E andiamo, va! Oh, vado a controllare se ci ha seguito qualcuno!
Pronto, assù. Sì, assunti. Ascoltami, assù. No, no, il pane non l'ho comprato, no, nemmeno le uova. Assù, fammi parlare, assù. Devi venire qua al covo, mo, subito, subito. E me? Che so se faccia? Che succede? Che è sto rumore? Dorè, chi ci sta là dentro? Chi ci sta? Assunti, ci serve l'aiuto tuo. Là dentro c'è sta uno. Noi non lo volevamo prenderlo per davvero, vero? Eh? Volevamo solo rapinarlo. Ma addosso non ci aveva niente, non ci aveva. Allora, solo siamo portati qua, solo siamo portati. Chi vi siete portati qua? Tiè, mettite questo, te le faccio vedere. Pure le calze mie ti sei preso. Che te possino? Oh, in fila. Adesso via, te faccio vedere. Non ci posso credere! Ma che avete fatto? Ma come vi è passato in mente di rapirlo? Non siete buoni per certe cose! Assù, ci serve l'aiuto tuo! Ci pensi, potevo diventare ricchi! Ricchi! È un'occasione! Shh! Sta zitto tu! Non ti biccià! Dai, assù! Dovremmo organizzare il posto per farlo restare, no? Certo! Mica siamo animali noi! Siamo signori! A Gaspare, spazza bene, non brogliare. Ma tu guarda che mi tocca fa. State zitto e obbedisci. Antonio, e raddrizza un po' sta tovaglia, non vedi che è storta? E voi due, mi raccomando, ste tende. Non me le rovinate. Assù, levami una curiosità. Eh? Ma se finestre non ce sono, no? Ste tende a che servono? Ignorante, si sa che in una casa le tende arredano e abbelliscono. Ignorante, che capisci tu? Sì, sì. Beh, abbiamo finito. Allora, prendetelo da lì e fatelo sedere qui, dai. Lo corcamo? Mettetevi la calza in testa. Ah, Gaspari, ma che ti sei messo in testa? Mamma, solo questo usa. Oh, ci siamo? Prendetelo. Allora, tu e tu vi occuperete di Mac Cosoli, ok? E prenderete ordine da lei, a generalessa. Tu e tu invece venite con me. Dobbiamo preparare la lettera anonima. Preparo la carta. E io la colla. Le posso offrire qualcosa? Una gazzosa, un caffè? Ho preparato certi biscottini che sono la fine del mondo. Ma glieli faccio portare. Ah, così, andate a prendere un po' di biscotti che stanno sul tavolo. Vedrà quanto so buoni, una squisitezza proprio. Oh, quante tite mancano? Due. E a come stiamo messi? Io ne ho trovate sei. Ok, bene. Sta a posto. Oh, abbiamo finito. Ma non ci vorrebbe la firma? Ci avevamo il timbro. Maledizione. Ad un passo dalla felicità ci deve capitare questo. Che facciamo, Giorgio? E chi ci dice che è un male? Che vuoi dire? Pensaci, amore mio. Se lo dovessero rapire, tu saresti l'unica ricca, ricchissima vedova a gestire il suo intero patrimonio. E potremmo vivere per sempre insieme. Ma non è pericoloso? E se ci scoprono? E chi dovrà scoprirci? L'autista. Lui sa del rapimento. Manda l'autista in America con la scusa di una promozione. Gli faremo recapitare una lettera, firmata da tuo marito, dove c'è scritto che è stato liberato e che lo ringrazia con una bella somma di denaro. Allora non consegnerò il riscatto. Tu dici che potremo farcela? Dico proprio di sì. Oh, dove vai? Sai, mi sono stufato, c'ho fame. Vado a prendere un cappuccino, un cornetto, una pizza, qualcosa. Portene uno anche a me. È Assunta ha cucinato solo per Mac Cosoli. È solo tutto per lui. D'accordo. Mi raccomando, acqua in bocca.
Sarò una tomba. Buongiorno. Mi dia 4 babà, 4 iris, 4 cannoli e 4 tartufi. Spesa grossa oggi, eh? Abbiamo fatto fortuna? Ancora no, ma quasi. Gli fosse andato bene un colpo a questo. Sicuramente. Dai, metta ancora 4 deliziose. Su, svelto, e altre 2 babà. Oh, hai visto quello lì? È quello che esce con Ornero lì, il cameriere della Villa Smeralda. Ma chi? Ah, lui è. Eh sì. Ma che vuoi? Non vedi questo? Ma che cazzo è? Che ve ridete? Afrocio. Ridicolo. Niente. Toh, controlla questo. Vediamo un po'. No, niente. Oh, ma è possibile che non si sbagliano mai? Controllano tutto, controllano. Adore, è tutta fatica sprecata. C'è gente che gratta dalla mattina alla sera senza vincere mai un euro. Oh, e se lamentano sempre. Me parlano di crisi, me parlano. Yes. Oh, ma noi che grattiamo a fa? Fra un po' saremo ricchi. Oh. Ma gratta, non si sa mai, oh. Guarda chi c'è sta. Oh, e che ci fai tu qua? E chi c'è sta con Cosmo? C'ho lasciato Gigetto, gli ho preso pure qualche pasterella. Oh, è mai possibile che mi prendono tutti per il culo? E là sta, è l'ignoranza di sto paese che non ti capisce, non capisce i gusti tuoi, diciamo così, diversi. Diciamo di larga veduta. Oh, fammela finita con sta cazzo di storia, eh? Quello che sto a fare pure per voi. Oh, basta ora. Pensate che alla fine di questa storia saremo ricchi. Eh già, sacrifici ripagati. Sì, oh, ma mo vai a controllare a coso, che se ci scappa ci aspetta il gabbio. Dammine, vai. Vado. Ciao, raga. Ciao, bello. Adore. Oh, dimmi. Ma te non ti aspettava tua moglie per fare la spesa? Limortè, me son scordato. E papà, se no te corca. E c'hai ragione. Su, insomma, e formaggi, a carne, a verdura, e magna meglio di noi, magna. Dottore, non comincia a fare ste lagne? L'ospite è ospite. Sì, vieni con le gambe sue che ho portato le forza. Sarà, ma qui l'unico a cacciare i sordi so io e non sappiamo nemmanco se rientrano. Oh, sono passati 3 giorni e delle quattrine che abbiamo chiesto, neppure l'ombra. Ho capito, ma intanto potevi far morire di fame sto povero sfortunato. Eh no, è certo che no, porello. E intanto Anita parla bene di sta coppia. Dice che la moglie è tanto bella, è tanto brava, è tanto buona e lascia il marito in mano a terribili delinquenti. Non ci credo. Ma? Non ci posso credere. Speriamo. Potreste darle un'altra spinta? Un'altra letterina più spaventosa, magari? Ah, beh, sì. Andiamo al cuore e vediamo, va. Vinto! Non è po' semplice. C'ho un culo. 5-0. Tu sei lo scommissioniero! Piano, disgraziato. Ma questo diavolo è un bambino. È esagerato. Questi sono parvoli. Che parvoli. Questi sono demoni. E sta zitto. A tavola, è pronto! Signor McLeod. Allora, che ne pensate? Buona, eh? Buona. Se nei prossimi giorni ancora qui le preparo una vera specialità mia, una vera squisitezza. E che cos'è? La pagliata, signor. La pagliata? What's on the pagliata? La pagliata è come... La pagliata è... è meglio che non ve lo spiego, è meglio che ve la mangiate. Assù, ma pure le ragazzine dopo vi da portare. Dove li lasciavo? Ah, papà, che? Te dava fastidio? No, amore di papà, per niente. Te, magna! A me coso, me Kates, fammo sa capire. Ma com'è che tua moglie non paga?
Ma siete sicuri che ha letto la lettera? La vostra posta è così lenta. E c'è ragione. E magari non è arrivata. O non gliel'hanno portata. Può essere. Provate a scriverne un'altra. Proviamo. Dammi altre, Eccole. Qua ci sono altre vocali, tu? Qua altre lettere. Oh, abbiamo finito. Sembra minacciosa, Dovevo essere più incisivi. Dovevo far spaventare sta stronza. Dovremmo mandargli qualche pezzo. Pezzo? Dito, occhio, orecchio. Che schifo! Potevamo usare una versione più soft. E cioè? A Gaspare, ci serve Bobby. Bobby, perché? Se deve sacrificare per la nostra nobile causa. No! Bobby mio no! Presentate con la cifra che vi abbiamo chiesto sotto l'arco del santo patrono, al marito vostro gli facciamo fare la stessa fine del pupazzo Bobby, porello. Amore mio, siamo a un passo dalla felicità e dalla ricchezza. Partiremo a fine mese, quando quei manigoldi non si faranno più sentire. Dobbiamo finire l'inventario, non vorrei che nel trambusto mancassero le mezze cose. Con tutti questi ladri che ci sono in giro. Ti preoccupi dei ladri? E noi che siamo? Beh, in effetti noi siamo arrivati ad un livello superiore a loro. È la mente che ci rende superiore a loro. Noi siamo intelligenti, usiamo il melone. Loro non sono altro che delle teste di cazzo. Ma non essere volgare. Oh, è passata mezz'ora e ancora questo non si vede. Possibile che ha deciso di non pagare? E lasciare il marito così? No, non penso proprio. Vabbè, rendiamoci all'evidenza, va. Questa non viene più. A questa non gliene frega niente del marito. Ma, va bene, andiamo, va. Occhio alla buca. Mortacci! E ti ho avvisato, Cara, come va? E come vuoi che vada? E disgrazie non vengono mai da sole. Perché Anita cara? Che succede? Qualcosa in famiglia? No, per carità. Mio marito scoppia di salute. E chi l'ammazza quello? I miei figli poi, uno meglio dell'altro. E allora Anita cara, qualcosa alla villa? E come hai fatto a indovinare? La padrona mia ha deciso che a fine mese se ne andrà. E che peccato. Se ne va? E perché? Suo marito è partito già qualche giorno fa. Lei e quell'amico loro, e Coretti mi sembra che si chiami, e lo raggiungeranno a fine mese. Vedessi che brav'uomo e come si prende cura della signora, in un modo... Se, è partito il signore. Eh sì, ha detto così. Io non l'ho visto partire, però è stata una decisione improvvisa, dice. Chi l'ha detto? Coretti, l'ha detto lui a noi cameriere. Ci ha dato pure 2 giorni liberi pagati. Per ringraziarci del nostro lavoro, dice... Ah beh, cara, me ne vado. Ma che me lasci così? C'ho da fare. 3 figli, un marito, so dolori, ciao, Ciao. Avete capito? Adore, meno male che ti ho trovato qua. Ti devo da parlare. Assù, non è il momento. E quindi quella non si è presentata. Quindi soldi, niente. Disgraziata, è una tosta, Vuole farla dura questa. Ma secondo voi l'aveva chiamata la polizia? La polizia? No, penso di no. Perché pattuglie non ce ne stanno in più. Posti di blocco nemmeno. Nulla è cambiato. Ma quale polizia? Quale dura? Quale tosta? Quella se la ammazzano il marito è contenta. Assù, ma che stai a dire, assù? Dico, mi sono informata bene stamattina da Anita. Mi ha detto che la padrona sua parte fine mese, che il marito è partito giorni prima. No, c'avevo ragione. Hai indovinato un po'? Parte con l'amico suo del cuore, un certo Coretti, pare che sia d'accordo con lei. No, e questa è una vera battona allora. Guardacci sua. Lascia stare Gaspare. E mo che facciamo? Che facciamo? Se questa non paga, l'unica cosa che ci rimane da fare è...
L'ammazziamo! Alva, mica siamo assassini! E allora? E allora? Allora? E comunque, se salutiamo qua, se salutiamo. È stato un piacere. Ci mancherai. Tornate già a trovare? Sì, assoluto, tornate già a trovare. Ah, ho bendatelo, ma... Pensaci, amore mio, fra qualche giorno saremo soli e te. E i soldi di quel fesso, naturalmente. Pensa tu che fortuna. Prima ci accontentavamo di un sacchetto di diamanti. Ora abbiamo tutta la fortuna di quel bamboccio. Credere nei giacimenti di petrolio senza neanche fare un controllo. Idiota. Potevamo spillarli di più, ma il destino ci è venuto incontro. Ed ecco qua l'intero patrimonio. Dovemmo ricompensare chi lo ucciderà. Gli mandiamo fiori e pasticcini a casa? Quel cretino! Idiota! Cornuto! Ah sì? Adesso ve lo faccio vedere io il fesso! Fuck! Fuck! Che c'è? Che c'è, Dorè? Che c'è? Sono triste, delusa. M'ero fatti tanti progetti su sti sorti. Un bel futuro per noi. I soldi per i ragazzini. Quel bel cappotto con la borsa a tinta. Già. Io invece mi vedevo in una bella villa sulla spiaggia, con una Ferrari in garage, una Lamborghini sul viale di casa. Le belle femmine a bordo piscina, no? Ti massaggiano, ti sorridono, ti portano i cocktail. Nah, ragazzi. Tutte queste cose vanno bene, ma un bel resort in Messico a 5 stelle o nelle isole caraibiche, godersi la vita è la parola d'ordine. Io voglio una barca di 20 metri, una bella femmina. E tu, Tore, che ci avresti fatto da parte tua? No, non mi vado a dirlo. Dai, Tore, diccelo. E vabbè, va, ve lo dico. Io mi vedevo già con un bel vestito tutto ingessato. Una 24 ore, giusto per far figo. Mi moglie dentro casa a fa signora. I bambini liberi e felici nel giardino. E una bella Corvette del 63. E finiamola qua. Tanto sono solo sogni, adesso. E se io questi sogni li facessi diventare realtà? E voi come avete fatto a tornare qua? Ma diciamo che quei due non mi hanno bendato proprio bene. Ho visto tutto, insomma. E perché siete tornato qui? Non volete denunciarci? Oltre ai ragazzini, vi prego. Calmi, calmi. Ho solo bisogno del vostro aiuto. Il nostro aiuto? Sì, non ve ne pentirete, ve lo assicuro. E dunque, infine, quella traditrice non pagava il riscatto per vedermi morto e divertirsi con l'amante. Mortacce sua. E noi che potevamo fare per voi? Ho in mente un piano e voi dovreste aiutarmi a metterlo in atto. E noi che ci guadagniamo? Innanzitutto non vi denuncio e per questo dovreste essermi grati. E non vi preoccupate, ho intenzione di ricompensarvi. Diciamo un sacchetto pieno zeppo di diamanti. Affare fatto! E favo detta vendetta! Liberté, liberté, liberté! E adorata moglie, ho passato le pene dell'inferno in mano a quei criminali. Non puoi capire. Animali, delinquenti. Oh, povero caro! Senza bere, senza mangiare, su quel giaciglio di paglia come un asino. E al posto tuo, insomma? Come? Un posto orribile, insomma? Sì, 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 brutto, sporco, in ospitale. E che ti hanno fatto? Le torture, torture cinesi, pugni, schiaffi, calci. E la fame, la fame! Le mie labbra non hanno visto un goccio d'acqua, solo un pezzo di pane, duro pure. Non si direbbe. Guarda là. Ma l'apparenza inganna. Questo è gonfiore.
Vado a rispondere al telefono. Senti, amico mio, ma per quell'affare capisco lo shock del rapimento, ma... A proposito, amico mio, ho da darti ottime notizie. Quella mattina maledetta, prima del mio triste rapimento, ho ricevuto una chiamata che mi ha fatto molto piacere. E chi era? Un mio socio d'affare, uno sceicco arabo, Sasha Allah si chiama, e possiede numerosi giacimenti di petrolio e sarebbe molto interessato a espandere i suoi affari qui in Italia, come ho fatto io. E mi verrebbe da chiederti se per caso tu... Ho capito tutto. Non avevo dubbi. Come dire di no alla tua proposta? Ho giusto appunto altri due giacimenti petroliferi. Sai, volevo tenerli per me. Ma sarò lieto di cederli. Naturalmente il prezzo... Il prezzo non c'è problema. Lui non è come me, vittima delle banche e dei conti bloccati. La sua liquidità è illimitata. Ti pagherà subito e in contanti. Meraviglioso. Quando concluderemo... Beh, ecco, lui arriverà domani mattina. Prepari i documenti. Non ci sono problemi. Beh, allora scappo. Preparo tutti i documenti. Ci vediamo domani. Ciao! Dove è andato, Giorgio? È corso via. Gli ho proposto un affare con un mio socio ed è andato a preparare i documenti. Ma ci vedremo domani. Sarai dei nostri, vero, cara? Naturalmente sì. Vado a prepararmi per la cena. Pronto? Sì, sono io. Tutto a posto. Il pesce è abboccato. Assù! Assù, ci sei? Assù! Arrivo! Assù, ma non si mangia stasera? Oh, i ragazzini? Dove stanno? Eh no, i ragazzini sono a festa di compleanno, pigiama party. Oh, ma non sono troppo piccoli per queste cose. È esagerato! Sono tutti bambini, che vuoi che succeda? Assù! Assù, che stai a fare là? Vuoi guadagnarti la cena, eh? Sì, sì. Vammi riparare col ferro da stiro che sono entro un mese, che te lo chiedo, vai, vai, vai. Sì, sì. Oh, ma poi mi dici che stai a fare lì, eh? Sì, sì. Oh, che poi ti sei fissata a questo coso qua, sai? Ma mo che devi andare lì, chi sai quando te ne compro? 10, 20, 30. Anzi no, famo così. Te compro una lavanderia intera. Magari quella della sola lì, eh? Partia. Magari. Assomma, vuoi uscire là dentro? Dimmi, va. Va bene. Ci vediamo fra un'ora. Faccio una doccia e arrivo. Ok, ciao. Assù, faccio una doccia. Bravo, bravo. And up and down, down, down. And up and down, down, down. And more than a little. And up and down, down. And up and down. Assù, e che è tutta sta roba? Tore, non ho resistito, dato che adesso diventiamo ricchi. Tutta sta bella roba, elegante. Vabbè, va, ho capito. Dammi almeno gli straccetti mia, va. D'accordo, madre. Dammi qua. Ma dove vai? E vado a sistemare le ultime cose con Alvaro per il piano. Tu intanto continua a divertirti nel mondo dei balocchi. Eh? Ciao, Tore. Ecco qua. Ho sempre saputo che la fortuna è dalla nostra parte. Ora con i cavoli. Che la signora scappa con i soldi nostri. Ah, oh, ma Alvaro e Tore dove stanno? Dove stanno? A concludere un certo accordo per noi altri. Non ci posso ancora credere, saremo ricchi. Ricchi, dacci tua! Comunque voglio la mia parte subito. Ah sì? E che ce ne devi da fare? Mi devo trovare una bella fiesta. Fiat. Figura. Fiaschetta. Ti sei trapista. Finestra. Filippina. Fidanzata. Così sarà una volta buona che ti sistemi. Andati come sei messo. Zitto tu, rischio.
Ha sentito a questo? E come no? Comunque, avrò anche io un biliardo così. Sarà il mio primo acquisto. Verremo tutti a casa tua, allora. Tira, va. Abbiamo scelto proprio la giornata ideale per concludere l'affare. Eh già! È bello qua. Ci siamo, lo freghiamo. La stanza dello sceicco Sasha là. Chi? Sasha là. Controlli bene sul registro. Mi hanno detto di dirle Atle, lei avrebbe capito. Ah, lei è l'amico di Alvaro, quello dello scherzo. Shh, non urli, in che stanza sono? Hanno preso la suite. Con quella che mi è costata. Good morning. Controllo prima. È piano. Secondo controllo. Ancora. Sicurezza prima di tutto. Sera. Caro amico mio Sasha là, che piacere rivederti. Ah, amico mio americano, che piacere rivederti. Ti presento mia bellissima moglie Sasha là, Tallaga. Mio fedelissimo segretario Alla Bidè. Che in antica lingua era, ma che vuol dire Alla Bidè? Lindo, lindo. Mia bellissima sorella Alla, madonna quanto è brutta, c'è Sasha. Piacere. Mia guardia del corpo, mia guardia uccello. Lei è mia moglie Cristina, lui è Giorgio Coretti, l'amico di cui ti ho parlato, persona di grande fiducia. Stronzo. Ma non perdiamo tempo, fare vedere i documenti di questi terreni. Subito, questi sono gli atti di proprietà, questi quelli che certificano i giacimenti petroliferi e questi il DD1, DD2, DD3 e tutti i documenti necessari. Sciacallo di merda, prendi DDT. Sì, subito. Si sente bene? Sta sudando, credo. Oh, povera cara. Non sta bene, poveretta. La menopausa, sa. No problema, quello è stucco d'eccesso che cade. Bide, aiutaci alla povera donna. Già aiutata, sì. Ah, capisco. Allora, documenti sembrano in regola. Possiamo passare alla firma del contratto. Certo, ecco qua. Richard, c'è anche il tuo. Ah, io firmare come arabo, eh? Nome, ecco qua, io ho firmato. E allora procediamo al pagamento. Questi sono i miei diamanti. E questi sono i miei soldi, ci dovrebbero essere tutti. Sì, certo, io mi fido. E tu farei bene, perché Sasha là ha mai dato fregatura a nessuno. È vero, brutto sciacallo? Certo. Direi che possiamo festeggiare allora. Come dire tu? Io no.
ho altri impegni da rispettare, oh, mi dispiace, bello. Ma devo andare. Alla prossima, ciao! Richard, anch'io non sto bene, che devo andare a casa. Richard, non ti preoccupare, accompagno di Cristina a casa, ciao! Oh, che dispiacere che ci date. Vedete domani come faremo le culo. A tutti e due! Dai, corri, sbrigati! Aspetta, il cappotto! Fermi tutti. E questi sono i diamanti, quelli veri. Fammi vedere. Sono quelli veri. Ah, raga, e ringraziamo anche il culo di Tonio. Guarda quanti soldi! E che diamanti! Che imbecille tuo marito! E quello sceicco poi! E quelle là non le hai viste? Sasha là, Cessa là! Che brutte! Brutta brutta no! Un tipo! Un tipo di gabinetto? Ah, cattiva! Andiamo a mangiare, dai! Ok, tutti questi soldi mi hanno messo una fame! Beh, io ne prendo un po', che ce li spendiamo tutti questa sera! Così ci divertiamo! Andiamo, dai! Con questo vino rosso, come il tuo maglioncino, brindisi faccio a te, caro Giorgino. Oh, Giorgio, abbiamo vinto. Ora siamo ricchi e liberi. E possiamo andare dove vogliamo con i soldi di quell'imbecille. Amore mio, puoi dire addio a quel fesso. Ora ahimè. Sai che facciamo? Cosa? Ci alziamo da questo tavolo e prendiamo il primo aereo per l'arcipelago Capoverde. E facciamo la vita da ricchi. Adoro. Paga e andiamo. Cameriere, il conto per favore. Subito, signore. Ci siamo quasi. Paghiamo il conto e ce ne andiamo subito. Partiamo, amore mio. Non vedo l'ora. Prego. Tenga anche il resto. Grazie, signore. E de che? Amore mio, finiamo questo buon vino, che è un peccato lasciarlo così. Dobbiamo riuscire. Buono. Stanno là. Oh! Dovete seguirci, signori. E voi chi siete? Polizia, dovete seguirci in centrale. Ma come? Mi lasci! No, ma come si permette? È là. We'll be right back.
pallone. Sì, sì, a te, Gori, abbiamo vinto. Sì, ci vediamo al club, per la solita partita di tennis. Sì, un attimo, scusami, cara. Au! Ma la volete piantare? Sto a parlare al telefono con le amiche mie sciccose. Sì, cara, dicevamo? Sì, tranquilla. Gente, come potete vedere, abbiamo svoltato. Li compari mia se sono sistemati. C'è chi realizza, o perlomeno cerca di realizzare i propri desideri. Chi, visto i beni passati, chiedo scusa, le pene passate, ritorna alle proprie abitudini. E che abitudini? Guarda là. E chi è costretto a convivere con un passato che credeva morto e sepolto, ma invece vive, vegeto e più arzillo di prima. Tacci su, tacci. I miei figli sono felici. Mia moglie sta a fare signora come ha sempre desiderato. Me coso, McClate, è in America con una nuova fiamma e non so quanto durerà. E quanto a me, sono proprietario di sta bella casa. C'ho gli sordi che mi escono dalle orecchie. Insomma, mi sono sistemato per tutta la vita. Se fosse una favola, finirebbe con "e vissero felici e contenti". Ma visto come sono andate le cose, se può di "e vissero ricchi e contenti". Sì! Sì! E dai, ragazzi! Sono tutti spaventati, in particolare Anania, che dall'attacco è rimasto pietrificato. È probabile che la situazione sia sfuggita di mano, ma ora e se tornerà o meno. Vai, è in grado di... E basta, era meglio quando eri morto. Non mi disturbava nessuno e guardavo tutti i canali che volevo. Mi manca parte dell'albero. È ingrata! Alla tua età andavo a prestare alle belle femmine. No, perdere tempo qua. Tempi andati. Andavamo nei boschi, ci si impiattava. Vabbè.